ragione. Stiamo ragionando di tutto per vincere sia in comune. Oggi mi ha accompagnato l'assessore comunale, che è degna persona, con cui abbiamo ragionato di come spendere i 2 milioni di euro che grazie alla Lega arrivano in comune a Palermo. A me interessa risolvere il problema, poi se l'assessore è del PD a me interessa poco, quindi ci lavoriamo. Ecco, io conto che a giugno si affronti il problema con un assessore della Lega. Abbiamo già le liste pronte come Lega, sostanzialmente rimangono pochissimi spazi sia in comune che in regione. Sui nomi dei candidati lasciatemi un po' di tempo, perché mi piacerebbe che fossero unitari. Il centrodestra vince laddove è unito, vince, e quindi fatemi lavorare. So che qua ci sono un po' di bisticci e di diversità di vedute: Musumeci, la Meloni, Micichè, Lombardo, Forza Italia. Provo a fare sintesi di queste diversità di vedute. Discutete anche con Fratelli d'Italia di questo? Beh, centrodestra unito prevede la presenza di tutti, però tutti devono volere l'unità. Io la voglio, spero che nessuno pensi a fughe. Diciamo che se qualcuno dice o il candidato è mio oppure me ne vado col pallone, non giocate più a pallone, io intendo il dialogo in maniera diversa. Ho incontrato Lombardo e ho incontrato Micichè. Basta. Grazie. Questa sera incontro tutti gli eletti della Lega, deputati regionali, europarlamentari. Ho incontrato anche i pescatori delle marinerie palermitane, a partire da quelli di Terrasini, per mettere a reddito l'intera giornata. C'è il problema del costo del gasolio, perché è un problema per chi fa il pieno di benzina, ma per chi lo usa per andare per mare è un dramma. Quote tonno, quindi sul tema pesca sono più di 3.000 imbarcazioni in Sicilia, e come Lega faremo un intervento ad hoc. Abbiamo proposto, come per il cimitero di Rotoli, un emendamento al decreto sostegni per trovare degli sconti sul gasolio per chi lavora per mare, perché altrimenti sono dei costi assolutamente inaffrontabili. Anche i camionisti nelle scorse settimane hanno protestato. Sconto gasolio in generale, perché sicuramente la guerra da questo punto di vista ahimè non aiuta. E anche sul caro bollette. E sul caro materie prime, e che Dio ce la mandi buona.